ognuno sa scegliere, non c'è mai confusione. E credo che chi viene al Vinitaly è un tipo di pubblico acculturato che sa bene cosa cercare, cosa scegliere e cosa degustare. Di aver fatto il primo Vinitaly nel 75-76, per cui facciamo i calcoli. È chiaro che il Vinitaly è cambiato, perché in 35-40 anni tutto cambia. Cos'è che non cambia? Non c'è dubbio. Giusto certi amori antichi non cambiano, perché rimangono uguali. Quando io venivo al Vinitaly, mi ricordo che Bonassisi, Vincenzo Bonassisi, c'era Luigi Veronelli, una cena mi pare, sì, alla Bottega del Vino, quindi di Verona, dove si parlava dei consumi del vino, e se non ricordo male 40 anni fa eravamo a circa 70 litri di consumo medio di vino all'anno di ogni individuo. Poi si sa come stanno le statistiche, ma questo era il risultato di una statistica. La comunicazione è comunque determinante nel vino, perché qualsiasi prodotto fruito dall'individuo viene vissuto non solo per i suoi aspetti estetici, là dove è importante l'estetica o di contenuti o diciamo organolettici per quanto riguarda il vino, ma viene vissuto anche culturalmente. Sicuramente è un consumo più attento, è un consumo che guarda molto alla qualità, un consumo dove il cliente vuole scegliere.